Dopo ciò egli uscì e vide un pubblicano di nome Levi seduto al banco delle imposte e gli disse: Seguimi. Egli, lasciando tutto, si alzò e lo seguì. Caravaggio, storia di San Matteo. Video presentato da. Buonasera a tutte e a tutti. Oggi parleremo della vocazione di San Matteo, dipinta da Caravaggio tra il 1599 e il 1600, ovviamente per la Cappella Contarelli. Infatti, nel realizzare questa tela, Michelangelo Merisi era vincolato alla traccia lasciata nel testamento da Matteo Contarelli. Matteo Contarelli aveva descritto con dovizia di particolari come questa scena dovesse essere rappresentata. Caravaggio costruisce lo spazio utilizzando due piani, uno vuoto, attraversato da un fascio di luce che giunge da una fonte altra rispetto alla finestra, l'altro popolato di personaggi, i quali si aggregano secondo un movimento centripeto. Siamo di fronte a uno spazio che potrebbe essere una sorta di osteria, uno spazio molto poco profondo, costruito soltanto con la luce, talmente poco profondo da suggerire che in questo dipinto la dimensione più importante sia il tempo. Quale tempo? Anzitutto il tempo di un'istantanea, quello che per chi ha studiato il greco antico si chiama aoristo. Lo chiamò. È un'azione puntuale, è un secondo, è una battuta, è una fotografia. Continuando a parlare di tempo e tempi, sicuramente avete notato che tutti i personaggi seduti al banco delle imposte indossano abiti contemporanei all'epoca del pittore, mentre Gesù e San Pietro sono vestiti all'antica, quasi si suggerisse che i tempi sono due, il presente profano romano di Caravaggio e l'eterno presente di Dio, quasi a suggerire che ogni istante è perfetto per la conversione, che il nostro presente è costantemente attraversato dall'eterno presente di Dio. Inoltre, come abbiamo detto quando abbiamo parlato del destino del giovane Caravaggio, egli si contraddistinse per realismo e naturalismo. La scelta degli abiti rappresenta un elemento di realismo, abiti che tanto ricordano quelli di un altro dipinto, cioè i bari di alcuni anni prima, la resa naturalistica del dettaglio degli oggetti sul tavolo, monete comprese, e infine addirittura gli spadini delle guardie del corpo. Ho scelto di aderire all'interpretazione di Calvesi, in quanto Caravaggio è stato un po' conteso da tutte le parti attraverso molteplici interpretazioni. Di queste tele non posso che dare un'interpretazione fortemente religiosa e quindi vi racconto quanto segue. La grazia, intesa come il dono della salvezza, è rappresentata in triplice forma dalla luce. Nella traccia che aveva scritto Matteo Contarelli. Quindi perché Caravaggio lo aggiunge? Effettivamente lo aggiunge in seconda battuta, sollecitato o dal clero di San Luigi dei Francesi o dalla fabbrica di San Pietro. San Pietro è lì a sottolineare la funzione corredentrice della Chiesa Cattolica. In questo modo, nel XVI secolo, si rappresentava la funzione della Chiesa, in opposizione alle tesi luterane che consideravano il processo di salvezza un fatto da perseguire in forma individuale. Invece no, la Chiesa Cattolica Romana va a rimarcare la sua funzione.
Poi c'è un gesto, un dettaglio. Il gesto di Cristo ripropone quello di Dio Padre, che infonde l'energia vitale ad Adamo sulla volta della Cappella Sistina. Tuttavia, la mano, a ben vedere, è quella di Adamo stesso, come se Merisi, citando Buonarroti, affermasse se stesso, proponendo Cristo come nuovo Adamo. Leonardo da Vinci esplorò l'espressione di sentimenti e affetti, e Caravaggio, per fare altrettanto, illuminò i volti e le mani. Abbiamo appena esplorato un dipinto tutto costruito su contrasti. Il contrasto tra gli abiti da damerino e gli abiti all'antica. Il contrasto tra la luce, che è il crittogramma del bene, e l'ombra, che sottende il male. Il contrasto tra il naturalismo e l'anelito di trascendenza. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguita anche oggi, vi benedico e ci vediamo domani. Ciao!